chi compra ha delle percentuali per verificare da un minimo massimo di questo, di quell'altro. Tanto tanta esigenza libera, tanta cooperativa, tanta di audio sociale, quello che si può fare. Per cui in realtà non stiamo facendo un ragionamento per dire la provincia sta facendo un'operazione. In questo momento la provincia si comporta come un voluntario operatore, concludo, cerco di essere sintetico. Non è che non è un ente istituzionale competenza comunale, per dire, per cui alla fine l'operazione poi se la tiene in pancia, li gestisce per sempre male, magari, perché non è che ci presenta, però è il suo compito istituzionale. La provincia non ha questo compito istituzionale. La cosa truffa è che la provincia, come ente invece territorialmente competente, è quello che fa i piani territoriali, quello che stabilisce dove si deve tutelare il verde. E la cosa incredibile, come capita spesso, ma capita anche nei nostri casi, no? Che alla fine cosa fa? Va a vincolare, porre giustamente i vincoli di aree boscate, di verde, di tutela le aree degli altri. Poi sulle sue aree, no? Invece che verificare che siamo in quella situazione, no, la rende edificabile le sue aree per fare giustamente, vogliamo mettere a posto tutto. Noi stiamo lavorando, non dico per rallentare, ma per far sì che la provincia a un certo punto, mi sembra che alla fine dell'anno succeda qualcosa alle province. Vediamo chi arriva prima, insomma, se arrivano prima questi delibere o se arriva prima la cessazione della provincia. Vediamo. Io mi auguro che la delibera venga approvata questa sera, che successivamente quando la trasmetteremo al Consiglio Comunale la approverà celermente e poi si dia mandato, come abbiamo visto in commissione, tutto l'iter amministrativo, che sarà molto lungo, alcuni mesi sicuramente, per essere poi deliberato definitivamente di diventare un vincolo da rispettare. Ringrazio tutti. Giusto, per quanto riguarda la proposta, l'emendamento del Costituzione Tuesday, tutto sommato è, diciamo così, è nel solco della delibera, che è condivisibile, perché chiaramente sarà l'Aula a decidere se ne faccia. L'Aula sinceramente non l'ho capita, quindi non saprei neanche io cosa dire. Grazie. Consigliere Musei. Grazie per dichiarare il nostro voto favorevole e anche per fare una puntualizzazione su quei quattro alberi spelacchiati che sono 1200 alberi in un'area di 7 ettari e quei quattro, i due o tre comitati, i soliti due o tre comitati che hanno raccolto 19.000 firme, così, che si raccolgono dalla mattina alla sera 19.000 firme. E poi volevo sottolineare questo discorso del ruolo della provincia che si mette la mano sul cuore e va incontro a cittadini che hanno bisogno di un alloggio. Proprio a confine con Palompini la provincia sta vendendo una palazzina per batter cassa, quindi da una parte vuole fare housing sociale per il 5% e dall'altra vende una palazzina chiedendo chiaramente contante a chi ci abita, chi è in affitto, quindi questo contrasto mi sembra molto stridente. Termino dicendo che quelli sono 7 ettari che vengono venduti da 200 a 300 euro al metro quadro, si parla quindi da 15.000 a 20.000 da 15 milioni a 20 milioni di euro, stiamo parlando quindi di soldi di cassa sonante per la provincia, non veniamo qui a dire che per la necessità delle case dei cittadini di Milano. Grazie. Da 200 a 300 euro. Due emendamenti. Io volevo chiarire un po' di cose perché mi sembrava un discorso un po' lunare dopo il mio intervento. Qua si è parlato di area verde, di da tutelare, da sistemare. Innanzitutto sistemare con che soldi, visto che non c'è nessun progetto sicuro e comune è coperto senza soldi. Quindi io ho sentito parlare di piante autoctone da tutelare.
Cioè, ma aspetta, ma l'ambrosia, se si chiama, le granulacee. Non c'è solo l'ambrosia lì. C'è anche qualche cosa. Ma sono scherzato. Ma voi ci avete mai visto giocare dei bambini in mezzo a quelli? Ci avete visto dei bambini? Ma questi discorsi sono assolutamente fuori dal mondo. Io non capisco come si fa a motivare una questione ideologica con una questione veramente assurda e completamente fuori di senso. Io voglio solo dire questo. Spero di vedere presso tutti a questo punto. Sul posto dove non verrà realizzato questo progetto, un bel picnic con un bel bottiglino, un bel pelo per terra. Vediamo quanto ci rimanete e quanto esistere tra i tipi. Abbiamo già fatto. Allora, sono stati presentati degli emendamenti. Il primo emendamento è quello del consigliere Giusdelli, capogruppo La Terza, che chiede di aggiungere un punto 5 nel considerato. E chiede che l'area deve essere Piompeto e anche di supporto all'area ecologica provinciale, come previsto sia dal vigente che dall'adottato il DCP, che evidenziano la necessità di salvaguardare i parchi di connessione ecologica evitando la saldatura degli ambiti costruiti e urbanizzati. Mettiamo in votazione. Non mi pare di votare l'emendamento a Giusdelli Terza. Chiudiamo la votazione. Presenti 30, favorevoli 26, contro 4, assenti 3. Approvato. C'è l'emendamento del consigliere Parise che temo. Per il quale temo vi sia una svista, perché riporta la delibera al punto numero 9 e non al punto numero 10, quindi non può essere evidentemente accettato, no, ha riportato proprio, ha stralciato un punto che riguarda la delibera appunto relativa al punto precedente. Mettiamo quindi in votazione come emendata la delibera al punto numero 10. Quindi stiamo votando la delibera. Perché tu non l'hai messa in voto? E già tu mi hai mancato la delibera. Chiudiamo la votazione. Presenti 38, favorevoli 27, contrari 8, assenti 3, approvato. Dobbiamo mettere in votazione il prolungamento dell'orario, perché abbiamo superato le 23:30. Il punto numero 11, come anticipato in apertura di consiglio, è stato stralciato, verrà rifondato in commissione e poi deliberato. Passiamo al punto numero 12, mozione relativa all'assegnazione della Progino d'Oro a Paola Bonti, fondatrice e direttrice del centro di aiuto alla vita della clinica Mangiagalli. La parola al primo firmatario, nonché proponente, Federico Luzzi. Premesso che Paola Bonti, sorella dell'incrollabile fede del valore della vita, descritta anche dalla sua importante storia personale, ha fondato nel 1994 il dirige il centro di aiuto alla vita attivo nella clinica Mangiagalli, il reparto di maternità più importante degli anni. Il medico di anni ha contato 18.000 donne in condizioni di difficoltà economiche o personali, danni incinte che stavano pensando alla possibilità di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza. Considerato che il sospetto morale e psicologico, con la vita materiale che è stato costituito, anche grazie a fondi pubblici e privati destinati al centro, Paola Bonti ha dei volontari del campo Mangiagalli e ha aiutato 10 milioni di donne a contare danni alla loro vita.
il suo lavoro si è finito per chiesto che io ci sono tornati al centro con un bambino che c'è già la nascita in cartella di contatti. Il ritorno della fede, questo qua che trovo una persona di testimonianza cristiana, ma tutti gli analisi, credenti e laici, possono riconoscere una sua storia di valore di una straordinaria solidarietà umana, destinata a persone che sono in giro. Si chiede a costruire zone e sostenere la vigilia di 30 anni di vita del Carmo Angelani, presso il Comune di Milano, a valore civile e sociale di quest'opera, assegnando finalmente a quale volta è arrivato del suo benedimento civile. Sperino solo due aspetti. Uno, che la ragione per quello che è in zona è perché, data l'importanza assoluta che questa attività ha avuto e continua ad avere su tutto il territorio milanese, ha rilevanza anche per la nostra zona. Secondo aspetto, ho voluto presentare non come gruppo di livello, ma come Federico Tuzzi, insieme al consigliere De Lorenzo, perché reputo che, uno, perché lo conosco personalmente quest'opera, per cui conosco la validità, e ho voluto non presentarlo come singolo di partito, perché credo che chiunque condivida quanto sta facendo da questa parte, per tutti i cittadini danesi possa sottoscrivere questa mozione. Consigliere Esposito. Grazie. Io propongo un emendamento. Anticipo che posso condividere a titolo personale la proposta di questa mozione. Di quanti che, al di là delle opinioni che ha ciascuno, qua non si chiede di condividere un'impostazione o un'idea, ma si tratta semplicemente di riconoscere il valore che per tanti anni una persona ha profuso col proprio impegno a vantaggio, appunto a servizio della città. L'emendamento consiste in questo: eliminare, è considerato, la prima frase al terzo capoverso, che sarebbe: che per chi ha il dono della fede, quest'opera di Paola Bonzi è una preziosa testimonianza cristiana in difesa del bene supremo della vita. Eliminare quindi il successivo ma, sostituendolo con la congiunzione che. Grazie. Grazie, consigliere capogruppo Viganò. Sì, grazie. Questa mozione che è stata presentata senza simboli di partito dal consigliere Muzzi con la seconda firma di Lorenzo, in realtà sta passando, è presentata in tutti i consigli di zona di Milano dalle componenti di Comunione Liberazione, perché la signora in oggetto fa parte di Comunione Liberazione. Alcuni consigli di zona hanno già preso in esame e l'hanno già bocciata. Per quanto riguarda il nostro gruppo, a Sinistra Ecologia e Libertà, fermo restando l'emendamento che vuole fare il consigliere Esposito a titolo personale, ha detto, noi riteniamo che come i nostri gruppi consigliari in tutta Milano non ci sentiamo di sottoscrivere questa mozione in favore della Longino d'Oro a questa persona. Il motivo è molto chiaro, cioè abbiamo pur legittimamente, rispettando quello che in questa mozione è contenuto, noi abbiamo una visione di operare su questa questione che è diametralmente opposta a quella che ci viene proposta. Grazie. Capogruppo Indovina. Solo per dire che nello suo punto il gruppo del Partito Democratico ha libertà di voto. Presidente Senesi. Vorrei spiegare le ragioni per cui voterò contrario a questa mozione. Non ho nulla contro la persona Paola Bonzi, ma non riesce a convincermi che sia sufficiente l'azione
della persona in questione per essere candidata all'Ambrogino d'Oro, dato che innumerare il numero di donne che si sono rivolte al centro Aiuto per la Vita non ha significato, perché si potrebbe invece stare qui a elencare il numero di persone che si rivolgono ai consultori pubblici e fare la stessa valutazione di premio della vita e della carriera di tutti quei dipendenti pubblici, medici, infermiere, psicologhe, operatrici che lavorano all'interno dei consultori e che offrono servizi da anni alle donne. Credo inoltre che, non me ne voglia Luzzi e Lorenzo, che sono persone che stimo, che necessariamente dietro a questa mozione ci sia un fatto politico molto importante. Ha detto bene il consigliere Viganò, questa è una mozione che viene ripetutamente presentata, c'è un movimento, ci sono molte persone che stanno firmando, però dall'altra parte la realtà milanese, la realtà lombarda che ci troviamo a vivere rispetto ai servizi sociosanitari è una situazione molto critica. I consultori pubblici sono stati sistematicamente indeboliti nei loro servizi primari su proposta della Regione Lombardia sono stati invece accreditati servizi privati che non sono obbligati a prestare le stesse i servizi primari ai cittadini e possono invece fare attività di integrazione, di servizi integrativi di eccellenza che sono altamente remunerati al privato, mentre il costo dell'erogazione dei servizi sanitari ricade sempre su quelli pubblici. Il 70% dell'erogazione di questi servizi ricade sui consultori pubblici, mentre il 53% di quelli privatistico è offerto appunto dai consultori privati. Per me quindi c'è un fatto politico molto importante, uno svuotamento all'interno della legge 194, ed è una legge che invece va a garantire tutti quanti, garantire quelli che non farebbero mai una morte e quelli che vorrebbero almeno garantire il diritto di scelta. Quindi io credo che sia irricevibile questa candidatura, non per la persona che sicuramente ha svolto la sua attività nella più sana, sicuramente ispirata vocazione, chiaramente è una vocazione però di parte che non può essere premiata laddove si parla di nella mozione si dice ha sottratto alla scelta del lavoro di molte donne, questo è opinabile, nel senso che non si può sapere se queste donne avrebbero comunque o meno deciso di fare un aborto. Quindi questa è una che io non riesco veramente a capire, non capisco perché invece non ci si batta perché vengano garantiti i servizi primari all'interno dei presuntori e vengano obbligati anche i presuntori privati a svolgere gli stessi servizi, in un trattamento di pari quindi io candido invece tutte le donne e gli uomini che lavorano nel consultorio che non fanno l'obiezione di coscienza e che gli permettono alle donne di accedere ai servizi sanitari e alla consigliere del 194 e all'interruzione di gravidanza. Presidente Tucci. Torno a fare cultura. Grazie. Ovviamente sul fatto di chiedere che a una persona venga assegnato l'Ambrogino d'Oro per quello che ha fatto nella sua vita lavorativa e sociale non viene messo in discussione. Il problema è la politica che viene portata avanti da alcune persone e soprattutto quella che viene citata in questa mozione per cui si chiede di assegnare l'Ambrogino d'Oro. Io credo che non è possibile vedere tutti i giorni o comunque frequentemente
attacchi alla legge 194 che da quando è stata istituita con forti battaglie sociali, culturali e politiche hanno portato intanto hanno portato tranquillità alle donne che avevano scelto, avrebbero scelto di interrompere la gravidanza, visto e considerato quello che accadeva quando la legge 194 non era attiva. E credo che poi è servita anche ad aiutare dal punto di vista di come affrontare situazioni anche di difficoltà, perché non si esclude che ci siano stati anche, ci siano dei momenti di difficoltà, soprattutto se la società, la crisi economica, sociale, quello che è, porta a pensare anche all'interruzione. Ma un conto è l'interruzione voluta e scelta e decisa all'interno del nucleo familiare tra la donna, il marito, il compagno, il fidanzato, chiunque esso sia. Altra cosa è che ci siano delle persone che si adoperano perché non ci sia l'interruzione della gravidanza solo perché il gusto di chiedere di portare avanti una gravidanza che magari non si può portare oppure non si vuole più portare avanti o altro. Allora, anche gli attacchi di questi ultimi anni dove sono venuti fuori i medici di obiettori per quanto riguarda appunto l'interruzione della gravidanza, io credo che sia un arretramento sociale e culturale di questa società che ovviamente torna indietro anni luce rispetto alla volontà di progredire rispetto soprattutto nell'interesse della persona, nell'interesse della salvaguardia della salute e anche della vita delle donne che prima della legge 194 decidono di abortire e abortirono in situazioni dove i medici non c'erano e c'era una clandestinità anche da parte di chi attuava l'intenzione di gravidanza. E abbiamo visto, abbiamo sentito, abbiamo letto di donne che sono anche morte. Però io credo che noi, se veramente crediamo in una società migliore, non possiamo permettere che donne che nel loro ambito magari hanno sicuramente massimo rispetto, ma di fronte a una situazione come questa, di fronte alla loro attività di convincere a non abortire, io credo che non è possibile accettare questa mozione, non è possibile accettare la richiesta di consegnare un ambrogino d'oro, ma come per qualsiasi altro riconoscimento, perché questo non è stato un valore aggiunto alla società o al miglioramento delle condizioni di vita sociali e culturali delle donne o comunque in generale, perché poi il problema non è solo della donna ma è del nucleo familiare e di chi vive insieme a una donna che decide di portare avanti o di interrompere una gravidanza. Quindi io ritengo che questa mozione sia solo un pretesto per cavalcare e affermare che la legge 194 deve essere cancellata, rivista, ma con un obiettivo unico, quello di colpevolizzare, vado a chiudere, quello di colpevolizzare le donne che decidessero di interrompere una gravidanza. E credo che questo non è ammissibile per nessuna persona che voglia ricevere un riconoscimento per quello che ha fatto nella sua vita. Io parlo solo di questo ambito della persona e non del resto, perché non è in me poter giudicare il resto, ma su questo argomento io ritengo che non si possa riconoscere e non si deve riconoscere, per cui mi auguro che questo consiglio, come negli altri consigli dove si è già discusso, possa bocciare questa mozione. Grazie. Presidente, lo posso. Grazie Presidente.
Mi unisco alle parole che ho condiviso fino in fondo della Presidente Senesi. Devo dire che è un momento politico particolare per la legge 194. I dati ci parlano di 2 obiettori di coscienza su 3 ginecologi in Lombardia, per arrivare all'85,2% di obiettori in Campania, all'85,7% in Molise, all'80,6% in Sicilia. Cioè abbiamo una legge dello Stato che ormai fa fatica ad essere applicata. Faccio parte della generazione di donne che ha combattuto per ottenere questa legge. Faccio parte della generazione di donne che nel proprio quartiere, nel proprio paese, vedeva ogni tanto qualche donna sparire per una misteriosa setticemia. La setticemia era la causa ufficiale delle morti per aborto clandestino. L'aborto clandestino veniva praticato spesso sul tavolo di cucina in condizioni inumane. Inumane per le donne che lo subivano. Mi sembra strano però che il consigliere Ferrando in questo caso non retarguisca il consigliere Inuzzi per dirlo. In condizioni inumane. In condizioni inumane per le donne, in condizioni veramente inumane, che portavano i casi con grande frequenza alla sterilità e alla morte. Io quindi sono dell'idea che in un momento politico come questo, in un momento in cui la legge 184 è sotto attacco, in un momento in cui molto frequentemente, il marciapiede antistante della Mangiacarri è occupato da una decina di fanatici che brandiscono vasi contenenti finti, spero, finti, in cui brandiscono simboli religiosi insultando le donne che alla mattina si recano molto presto, perché molto presto è l'appuntamento per loro, per praticare l'interruzione volontaria di gravidanza. Io ho visto donne piangere sotto questo attacco e veramente, francamente, ritengo che in un momento come questo sia politicamente sbagliato non tenere conto del fatto che la legge 194 è stata soprattutto una legge per la salvaguardia del loro. Grazie. Consigliere La Terza. Capogruppo, scusi. Sì, grazie Presidente. Allora, dal punto di vista civile, ovviamente ogni vita salvata e ogni situazione di, diciamo, miseria e di sofferenza salvata sicuramente sono un bene, però diciamo, questa domanda più che al comune per l'Ambrogino d'Oro dovrebbe essere rivolta alla Curia, perché mi sembra appunto proprio diciamo, di una parte, ovviamente sto parlando a titolo personale, di una parte dei valori civili, insomma. Pertanto il Movimento 5 Stelle avrà libertà di voto in merito. Anche in 2 mostriamo la nostra libertà e autonomia. Grazie. Capogruppo Indovino? Sì, grazie. Sono intervenuto per spoglio il panel del capogruppo, parlo a nome personale. Come spesso mi accade in queste situazioni, mi trovo un po', diciamo,
nel quadro e in mezzo a argomentazioni che condivido, non entrando perché sei schizofrenico, però adesso a spiegarmi. È evidente che, penso di averlo anche dimostrato in altre votazioni, la legge 194 non dovrebbe essere messa in discussione, per me. La bellezza di quella legge, io trovo, ed è il motivo per cui, anziché contestarla, dovremmo cercare di metterla in pratica in tutta la sua complessità, perché secondo me è stata una delle leggi meglio fatte nella storia del Parlamento italiano, tenendo conto delle sensibilità di tutti, è che ciascuno doveva essere libero di fare quello che credeva. Perché in una situazione come questa, in cui si scontrano la libertà di una persona e la libertà in qualche modo di credere che ce ne sia un'altra, la dico così, la libertà della vita e la libertà personale, insomma, ciascuno può argomentare come crede, appunto in una situazione come questa, quella legge tutelava e tutela tutti. È vero quello che diceva il vicepresidente Roposo, noi oggi siamo in un contesto complicato per la legge 194, perché ci sono tanti, forse troppi, obiettori di coscienza che non consentono l'applicazione di questa legge e non garantiscono poi quel diritto alla libertà che era la base di che sono la base della legge 194. Ciò nonostante, io credo che in questo dibattito noi non dobbiamo valutare se la legge 194 sia sottoscritta o no, e io, guardate, se domani dovesse succedere, mi batterò affinché venga garantita la libertà di tutti, ma così come combatterò perché quella legge venga applicata e chi ha l'esigenza e vuole in una situazione di voler abortire lo possa fare negli ospedali pubblici. Così oggi credo che possiamo votare a favore di una persona che si è spesa per quello che credeva, si è spesa con generosità e si è spesa, diciamo, lo dico dal mio punto di vista, ripeto, sempre un po' in mezzo, ecco, però si è spesa anche salvando delle vite, e dico vite tenendo presente quello che ho detto prima. Per me, che ci credo, diciamo, sono vite. Credo che quella legge debba tutelare chi non pensa che l'embrione sia vita e quindi debba essere in grado di abortire, ma non credo che voler colpabilizzare una persona che in realtà ha solo fatto quello che credeva e quello che lo abbia fatto nel migliore dei modi. Per questo ho potuto farlo, grazie. Consigliere Paese. Grazie Presidente. Vediamo se riesco a togliermi la giacca da consigliere e indossare il camice da medico. C'è un problema alla base, sia dell'obiezione, e mi dispiace che qualcuno si sia scandalizzato pensando di medici siano obiettori, ma quando mi sono laureato, e adesso è su richiesta, lo si fa presso l'ordine dei medici, in questo caso l'ordine dei medici di Milano, il quale sono consigliere, uno può chiedere di esprimere il giuramento di Ippocrate, un giuramento laico scritto 4 secoli prima di Cristo, quindi 2500 anni fa, dove leggo la frase principale: non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, né suggerirò un tale consiglio. Similmente a nessuna donna io darò un medicinale abortivo. Questo è il giuramento di Ippocrate di 2500 anni fa che io ho pronunciato. Quindi ho fatto un giuramento a favore della vita, io rimango coerente al valore della vita. C'è una confusione di fondo sulla 194. La 194 non nasce per abortire, la 194 nasce nel periodo di, non so se lo ricordate, magari lo ricordate benissimo, un po' di storia della medicina, nasce quando è successo il caso di Seveso, dove c'era il dubbio che i feti delle mamme incinta che hanno respirato la diossina potessero nascere con deformazioni dovute ai fumi degli inesoli. A questo punto, in fretta e furia, il Parlamento, visto che queste donne dovevano abortire quanto i loro figli, era un corso di luce di no, io sono la storia, tu non permette quella internata che ti ha raccontato qualcun altro dove ha ammazzato gente bella, io credo. Signore, però, si limiti. No, io mi limito, questo è il mio credo, questo è il mio credo. Senza però fare ciondola la testa e ti permette di dire
vicepresidente, ora appena fatti per vicepresidente, si lascia andare a commentare. Allora, torniamo calmo, proprio l'escursus storico. Tutte le donne che non hanno abortito, tutte andate a leggere le cartelle cliniche, i figli sono nati perfettamente sani. Questo per dire che cosa? Che alla 194 non nasce per abortire, non è un sistema alternativo alla contraccezione. La 194 prevedeva i consultori per aiutare le donne che erano intenzionate a abortire, per offrirgli delle alternative all'aborto. Questo era lo spirito della 194 come era stato pensato. L'errore qual è stato col finale? Che la 194 fu interpretata come un'alternativa alla contraccezione. Io non do nessun giudizio, e lo ripeto, non do nessun giudizio a una donna che sceglie di abortire. È una scelta sua personale, io non vado a agitare malato, io non ho mai fatto queste cose, mai le farò. Però rimango libero come medico, non come credente, ma come medico laico, che il mio compito è quello di dare la vita in qualsiasi condizione, e per esempio l'eutanasia, 3 secondi, non può essere sostitutiva della terapia del dolore, perché anche questo è un argomento che è molto complesso, ma bensì aiutare il più possibile a quella che è il grande dono della vita. Questo è l'obiettivo. Ecco perché questa mozione non è perché quella signora è contro l'aborto, quella signora è a favore della vita, è completamente diversa la visione. Non è che ha detto che lei è contro l'aborto, ha detto che è a favore di aiutare le donne che possono portare a termine una gravidanza. È diverso il taglio, cioè si dà un aiuto alla vita, non la si nega. Quindi un'interpretazione è completamente diversa. Comunque, come medico, io mi complimento con questa iniziativa e voterò senz'altro a favore. Grazie. Consigliere Lorenzo. Sì, volevo solamente dire molto semplicemente, molto tranquillamente, che mi sembra che siamo andati un po' oltre a quello che era il nostro intento di della mozione, molto, perché nessuno vuole mettere in discussione nessuna legge, ma vuol dire che siamo le pregiudicate, le cose, di una sofferenza tale delle persone che non possiamo neanche entrare nella mente a giudicare cose qua. Dico solamente che secondo un dato del Ministero della Salute, 6 donne su 10 abortiscono per condizioni economiche, quindi non riescono ad andare avanti a mantenere un figlio. Quindi già questo dato è attento. Nella legge 194 c'è anche questa parte della legge dove uno può adoperarsi a aiutare o collocare queste persone che in realtà vogliono abortire, ma in realtà sono in condizioni economiche che talmente brutte che devono fare una cosa, collocare queste persone, riportarle un attimo dando dei contributi, come è successo in questo caso con questa signora, questa donna, che sfruttando una legge regionale da Carco, che dava un sussidio alle donne in difficoltà e fino allo scorso dato anche il sostegno del Comune di Milano, dava praticamente una specie di incoraggiamento, un aiuto.